Castellazzo Bormida Benarzole, Cavour Albese, Cheraschese San Giacomo Chieri, Lucento Fossano, Olmo Virtus Mondovì, Pinerolo Valenzana Amado, Prodro Nero Vittor Tona Villa Alvernia, Saluzzo Collina Alfieri Don Bosco. I match di cartello sono quelli di Pinerolo, dove la capolista incontrerà appunto la Valenzana, e quello di Dronero, dove la Prodronero sfiderà il Tortona Villa Alvernia per un match utile per le posizioni playoff. Saremo a vedere che cosa combinerà il casale di Gigi Russo, che ci auguriamo insomma di vedere a fine campionato nelle posizioni che contano, anche perché il blasone dei Nero Stellati merita ben altre categorie, senza nulla togliere al Cornigliano, che sarà l'avversario di turno in quel del Natal Palli. Dicevamo appunto, abbiamo sentito Gigi Russo, andiamo a sentire che cosa ci ha detto, ci ha raccontato un po', ci ha fatto conoscere un po' meglio innanzitutto qualcosa in più di lui, che si è dimostrato davvero super, super simpatico e disponibile, e ci ha fatto conoscere meglio il girone B di eccellenza Piemonte, che insomma, per una questione anche di lontananza geografica, conosciamo un po' meno del girone A. Vi lascio allora il contributo di Gigi Russo e ci ritroviamo poi in studio. Eccoci con il secondo ospite di questa serata di Aspettando Domenica. Abbiamo il piacere di avere con noi Gianluigi Russo, attaccante del Casale, quindi girone B di eccellenza, che ci andrà anche a dare una mano a conoscere un po' meglio un girone che per questioni di latitudini insomma conosciamo un po' meno. Allora, ciao Gigi, buonasera. Buonasera. Allora, innanzitutto ti chiedo brevemente insomma di presentarti, di dirti insomma un po' quella che è stata la tua carriera, e poi magari andiamo anche a vedere un po' il tuo passato più recente. Ma la mia carriera parte dai borghi di Alessandria e niente, ho iniziato come tanti di noi ragazzini nelle giovanili di Alessandria. Uh-huh. E poi ho giocato, sono passato al Bertona. E da lì poi è partita una serie di prestiti, ho iniziato a giocare praticamente con i grandi e poi ho esordito proprio con l'Intertona. Okay. Poi ho fatto l'anno dopo in eccellenza col Castellazzo e poi dai, diciamo che per vari motivi, un po' magari per demeriti, ok, sono sceso in promozione perché un po' la voglia mi era passata, che da parte del Tertona, siccome ero il loro giocatore, non mi trattavano bene. Okay. Allora, un diciottenne, sai, che con la testa particolare, dice, boh, vado a giocare con gli amici. Chiaro. E quindi sono sceso in promozione, sono tornato nella squadra dove praticamente sono cresciuto, nella Don Bosco. Okay. E poi ho fatto 2 anni di promozione, uno alla Don Bosco, uno a Filizzano. Da lì cambia tutto, perché i miei amici Camussi e Massaro giocavano nell'Acqua Nera. Okay. Quell'anno lì con Fabrizio Viassi è una scommessa. Io gli ho detto, scherzando, portatemi per fare il ritiro, e loro gli hanno detto al mister, e il mister ha detto, vediamolo, proviamolo. Sta di fatto che dopo 3 giorni mi ha detto che mi voleva assolutamente, e da lì dai, è ripartita diciamo una seconda avventura, perché poi abbiamo vinto i playoff e siamo andati in Serie B. Infatti in 2 anni mi sono ritrovato dalla promozione alla Serie D, così catapultato da protagonista, perché poi ho fatto un gol vittoria in finale playoff, quindi una soddisfazione, sì, dai, pensarci un anno prima era impossibile. Guarda, qui sono cose, è il bello del calcio questo. No, infatti io qua ho davanti la fonte, è tuttocalciatori.net, e dice che hai fatto 7 gol il primo anno in D, il secondo 4, poi sei passato al Belluno, credo. Sì. in prestito a metà stagione, se non sbaglio. Sono andato a Belluno, che quando mi hanno chiamato mi ricordo benissimo, era il 20 dicembre ad esempio. Mm-hmm. E mi ha chiamato il procuratore dicendomi, c'è l'opportunità a Belluno. Ho detto, va bene, come sono messi, come non sono messi, sono ultimi. Hai fatto cost to cost. Disperati. E io ho detto, io visto che arrivavo da una scommessa, ho detto, ma ne faccio
un altro, dai. Sono andato su e è andata bene anche lì, perché siamo arrivati ai playout facendo un gran girone di ritorno, e ai playout l'abbiamo vinti e ci siamo salvati. È stato come vincere un altro campionato, dai. Ok, poi... E ho fatto anche quell'anno lì, poi 4 con l'Acqua Nera e ne ho fatti altri... Ne avevo fatti 2 o 3 anche lì a Belluno, quindi dai, a 7 ci siamo arrivati anche quell'anno. Poi vedo un villa a Villa Alvernia l'anno dopo, giusto? Poi Villa Alvernia, ma le favole sai che finiscono a un certo punto. Quando sono tornato a Belluno in estate in un torneo mi sono fatto crociato. Ah, wow. Per non farmi mancare nulla mi sono fatto crociato dopo 2 giorni che avevo firmato a Villa Alvernia. Che poteva essere, diciamo, una grande chance, comunque poteva essere l'anno che arrivavo da quelle buone annate in Serie D, quindi quello era il terzo e potevo esprimermi su altri livelli, però è arrivato sto scemo io che vado a fare i tornei, però vabbè, quando si cresce per strada poi si vuole sempre giocare, sta fermi e dura e poi ti fai trascinare dagli amici. E vabbè, è andata così. Poi sono rientrato poi a marzo facendo le ultime 6 o 7 partite, facendo 2 gol. Con 2 gol, infatti. Sì, ho fatto 2 gol e poi niente. L'anno dopo sono iniziato a Villa Alvernia. Sì. Che mi hanno riconfermato e ho iniziato lì. Poi mi sono fatto di nuovo male perché fisicamente non stavo benissimo, allora mi sono strappato 2 volte nello stesso punto e lì è stata un po' dura. Sono finito a Sant'Angelo, Lodigiano, però sempre pieno di problemi fisici, cioè giocavo magari domenica, poi fino a giovedì non riuscivo ad allenarmi, ero un po' messo male fisicamente. Perseguitato. E niente, poi è arrivata la chiamata di Arturo a dicembre. All'Acqui e lui mi ha accolto come un padre. Hai ricambiato molto bene tu. Mi sono sentito in debito di ricambiare, sì, ho fatto da metà anno, ho fatto 10 gol, da gennaio fino a giugno 10 gol, siamo arrivati secondi, sì, dietro all'Albese, siamo andati ai playoff, abbiamo perso subito al primo turno. Però quello è stato, dai, una piccola delusione, perché poi l'annata dopo è stata strepitosa, devastante, sì, devastante, perché vincere il campionato al 19 marzo penso che non è da tutti e quindi niente, 16... è andata la grande. E 16 gol, se non sbaglio. 16 gol, sì, 16 gol con un paio di giornate di squalifica, 7. non sarebbero da dire, però io sono uno di quelli che parla chiaro, sai, anche se un mister mi vuole o che voglio che mi prenda con tutti i pregi, difetti. Certo. Niente, sono uno che dà tanto in campo e molto impulsivo, a volte sbaglio, però... quello fa parte del mio carattere. Magari se non avessi neanche quello non riuscivo a fare 16 gol o... Certo. E quindi fa parte del mio gioco. Certo. E quindi un po' di grinta. Ci sarebbe aspettato che, insomma, quantomeno una riconferma, visto che, insomma, il tuo l'hai dato. Lì si entra in altri discorsi, perché penso che andare a vedere oggi la rosa dell'Acqui sembra, cioè, mette tristezza, perché in quel campionato stravinto vedere che ci è rimasto solo Innocenti, certo. c'è qualcosa che non va, perché se comunque una squadra, una rosa stravince un campionato, capisco che ne puoi cambiare 10 e tieni comunque l'ossatura, però cambiarne 20 se poi ne è rimasto uno solo, certo, vabbè, quelle sono cose che vanno oltre il calcio, secondo me. Certo. Oltre il calcio e niente. Uno ci rimane male, perché comunque poi lì Acqui, quando si vince soprattutto ti leghi tanto a Pagni, a società, certo, a tutta la città. Però niente, dai, cerchi fare estate, poi per fortuna qualche squadra ti cerca, ti vuole, e niente, si riparte.
si cerca di ripartire. Certo, hai avuto la fortuna di essere chiamato dal Casale, è una nobile decaduta adesso che disputa appunto l'eccellenza girone B. Hai anche, voglio dire, tu mi pare che sei comunque legato al fatto che, avendo, pur essendo comunque giovanissimo, perché sei 86, hai una famiglia, quindi penso che anche il discorso logistico conti, no? Nella scelta. Sì, quello sicuramente ha contato tanto quest'estate, perché comunque ti togli tante possibilità. Naturalmente arrivi da un'annata che fai bene e tanti ti vogliono, certo. Però alcuni li devi escludere a priori, perché comunque quando arrivi a fare una bambina, che ho avuto una bambina l'anno scorso, adesso ha un anno, staccarsi è dura. Certo. Staccarsi è dura, e quindi cerchi, naturalmente, poi se arrivano offerte che non puoi rifiutare, quello si parla con la moglie, certo. Certo. Si ragiona insieme. Però penso di aver fatto la scelta giusta, soprattutto per il blasone, la certo. società, poi è una piazza che non merita sicuramente l'eccellenza. Certo. Certo. Cercheremo di farla risalire. Certo, ascolta, ti faccio la domanda a bruciapelo che ti avevo già anticipato. Da ex frequentatore, comunque frequentatore della Nord di Alessandria, com'è giocare a Casale? Non bisogna pensarci. Non bisogna pensarci, io sono abituato a dare tutto e quello mi basta. E poi vabbè, quello. Il cuore è un'altra cosa, quello non bisogna guardarlo, perché certo. Io sono alessandrino puro, vado in curva dei grigi fin da quando sono bambino, quindi chiaro. No, questo diciamo è lavoro, certo, diciamo. Certo. Poi diventa è qualcosa di più quando scendi in campo, perché poi la passione ti prende, la gente ti vuole bene, certo. Vai al di là dei colori, al di là della maglia, e cerchi di fare sempre tutto, quello è proprio la cosa principale. Ascolta, appunto, tornando appunto al presente, la classifica adesso dice che siete insomma un po' indietro rispetto a quelle che erano le aspettative. Davanti ci sono il Pinerolo e l'Albese, che stanno facendo, insomma, stanno correndo forte. Cosa vi aspettate di, insomma, vi aspettate di accorciare le distanze nel ritorno? Noi ci aspettiamo di accorciare le distanze, e dobbiamo farlo per il tipo di squadra che siamo, e dobbiamo fare di tutto per farlo. Poi si sa, la palla è rotonda, cioè ci sono annate che ti partono storte e finiscono storte, qualunque cosa provi a fare per riaddrizzarle non ce la fai. Adesso sembra che si sia tranquillizzato un po' l'ambiente, perché abbiamo da agosto ogni settimana non abbiamo lavorato mai tranquilli, certo. Ora sembra che almeno ci sia chiarezza sul mister e sul modulo, con altre cose che comunque certo. vuole fare, quindi niente, lui è partito carico dicendoci i suoi concetti e niente, se lì sta a noi, poi in campo ci andiamo noi, certo. Perché fuori ci può essere qualunque persona. Però se poi in campo facciamo il contrario, è dura che i risultati vengano. Certo. Invece ti faccio una domanda più generale, appunto, siccome è il girone B personalmente lo conosco poco, per quello che ho avuto modo di vedere, chi sono le favorite e che tipo di, insomma, di equilibri ci sono nel vostro girone? Il nostro girone, come hai detto tu, Albese e Pinerolo stanno correndo forte, perché comunque stanno facendo bene, sai, fatti bene, se continui a far bene rimani davanti, poi quelle dietro è dura che ti prendano, è così. Però è un girone molto equilibrato, molto strano, perché tante domeniche magari il Pinerolo va a giocare, anche loro ne ha seccate di partite, certo. Anche l'Albese bene o male è scivolata. Però non c'è mai stata magari quella lì che ne ha approfittato, sì. e quindi è molto livellato, secondo me, cioè, non si vincerà presto questo campionato, si arriverà fino alla fine che sarà equilibrato, certo, quindi... se non 4-5 almeno penso che 2-3 si arrotteranno fino all'ultimo. Dove pensate di essere voi, almeno dove sperate di essere? Sicuramente nei playoff, no? Immagino, visto che la testa noi, è un po' distante. Adesso noi dobbiamo andare domenica dopo domenica in campo e vincere.
Poi è normale che vincere si può ancora, perché finché la matematica non ti condanna, devi provare a vincere. Poi è normale, come ti ho detto prima, l'annata è partita male, però l'obiettivo minimo penso da parte di tutti sia i playoff. Poi vediamo, vediamo tutto. Diciamo che beh, quello